Veronica Angeloni, dopo una stagione difficile e faticosa in Russia, tra le spiagge d'Italia con le ragazze di Casalmaggiore, una tappa qui al Gem Camp di Monopoli in Puglia, insomma, non ti fai mancare niente a livello pallavolistico? Beh, la pallavolo è il mio amore, quindi è normale che anche durante l'estate, quando uno ha uno stop troppo grande, ci sia la voglia e il bisogno di allenarsi. Penso che il beach volley e la tappa del 4 contro 4 sia fondamentale come allenamento, anche come divertimento, come modo per ritrovare le compagne, soprattutto io che sono stata fuori 2 anni, quindi avevo voglia di respirare di nuovo una sorta di squadra italiana, è fondamentale. Con uno sguardo al futuro ed uno sguardo al passato, come il volley in Russia? Ma è di altissimo livello, veramente, soprattutto nell'ultimo anno è cresciuto tanto. Ci sono dei fisici strepitosi, è molto diverso dalla pallavolo italiana, forse c'è un po' meno tecnica, un po' meno cura del dettaglio, però è veramente un alto livello, anche se una stagione è veramente faticosa perché le distanze sono immense, ci sono sempre ore d'aereo, fuso orario, quindi non è una stagione facile. Tra il freddo della Russia ed il caldo della Puglia e dell'Italia in generale, Veronica Angeloni cosa sceglie? Vabbè, il freddo, no? Piace vincere facile, tutta la vita l'Italia e tutta la vita la Puglia. Un anno e mezzo in Russia, com'è andata? Ma è stata una bella stagione, sicuramente a livello personale anche un'esperienza di vita unica, ho imparato il russo, l'ho studiato, quindi anche questo è un bagaglio culturale che mi porterò avanti, conoscere nuove, diciamo, mentalità diverse di vita, entrare a far parte e capire la loro, mettersi a disposizione loro è importantissimo. A livello sportivo poi ho veramente avuto l'occasione di giocare contro atlete internazionali fortissime, quindi devo dire che è stata veramente una bella esperienza. Il volley in generale ed in particolare quello femminile non sta passando un buon momento, qual è il tuo parere? Purtroppo è l'Italia in generale che non è un bel momento, io lo respiro con le mie amiche che non fanno attività sportiva, è un'Italia in crisi e ovviamente la viene a pagare anche lo sport in generale e lo sport magari con meno, diciamo, forza mediatica come la pallavolo, quindi diciamo che noi italiani dobbiamo farci forza e non spaventarci, anche se la situazione, io so benissimo perché veramente ho tante amiche che fanno lavori non sportivi, che è difficile, però bisogna cercare di avere pazienza in questi anni e poi dopo sperare in una ripresa economica che ovviamente, come succede in tutti i paesi che hanno avuto una crisi così, ci sarà. Veronica Angeloni e l'azzurro? Bella domanda. L'azzurro è sempre il mio sogno nel cassetto, sono stata fortunata e ho avuto l'occasione di indossare la maglia azzurra qualche anno fa e sinceramente è il mio obiettivo e sogno ritornare ad indossarla, farò di tutto, ho fatto tutto in Russia, farò di tutto nel prossimo campionato che dovrebbe essere, non voglio parlare, però vorrei tornare in Italia e spero che questo mi possa dare magari modo di farmi vedere dall'allenatore e che ne so, avere un'altra occasione. Veronica Angeloni fuori dal campo. Beh, qua mi stanno conoscendo, diciamo che forse qualcuno non direbbe mai, ma sono una sorta di pagliaccio, di animatrice, cioè tra imitazioni, balletti, diciamo che se non avrò un futuro sportivo tra qualche anno, tra 10 anni posso fare l'animatrice, quindi parlo a tutti i villaggi, se avete bisogno di un pagliaccio io vengo a fare l'animatrice. Il saluto di Veronica Angeloni agli amici di Volley Magazine. Ciao a tutti gli amici di Volley Magazine. Mi raccomando, sempre pallavolo. Ciao!